Ciao ragazzi, buon pomeriggio. È passato un po' di tempo dall'ultimo video, circa 3 settimane, e nel frattempo sono diventata bionda. Fatemi sapere se vi piacciono già nei commenti. E sì, dicevo, sto per andare da Alex perché oggi è la seconda ed ultima seduta per finire il mio tatuaggio, che è lì. Faccio vedere se riesco, vi faccio vedere qualcosina, basta. E se mi vedete attanto dall'obiettivo è perché sto vloggando dal telefono, quindi devo allungare il braccio. E sì, dicevo, sto andando da Alex, devo finire il tatuaggio e poi devo fare qualche altro giro. Mi è finito il fondotinta, devo ricomprare il fondotinta e niente, voglio vedere un po' di cosine in giro, ne approfitto, faccio con calma. E ho deciso di portarvi con me. Contenti? Andiamo. Io sono appena rientrata a casa, sono le 7:20 e sono passata a prendere il fondotinta, l'ho preso da Yves Rocher e volevo provare questo, me ne avevano parlato bene, si chiama Rayon Nan Jeunesse ed è fatto così, tonalità 100, che è la più chiara. E in più mi hanno dato dei... Io ve l'avevo detto, il vlog con il telefono. In più mi hanno dato dei campioncini, ora vi faccio vedere. Sono qui dentro. Se riesco con una mano sola, non penso. Sì. Gel crema idratante, 48 ore. Una crema viso? Credo che sia una crema viso. Bene. E questa è una crema, penso, per pelli grasse. O miste? Da miste a grasse. Ok, testeremo. Per quanto riguarda il tatuaggio, è finito. Vi faccio vedere un'anteprima. Non si vede granché perché è tutto in cellofanato. Gira tutto intorno alla caviglia, è fatto così, sono due peonie. È molto carino, fatto così, molto delicato, molto pulito. Molto femminile. Sicuramente su Instagram vi farò vedere il risultato finito. E ci tengo a ringraziare Alex,
perché è merito suo. Lei, se siete di Pescara, dintorni, lei lavora a Fudo Tattoo. Vi lascio tutte le informazioni nell'info box comunque, così magari se siete interessati in qualche tatuaggio vi raccomando lei. E niente, io ora penso di mangiare una bella margherita di bufala, calda, bollente e nulla. Ehi, oggi è il giorno dopo, è domenica. Volevo aspettare un po' per farvelo, se sentite rumori mia madre in cucina. Volevo aspettare che si sgonfiasse un po', che se ne andasse un po' il rossore. E ora ve lo faccio vedere. Queste sono le mie bellissime pantofole. Sono super morbidose. Questo è il tatuaggio. Ovviamente l'ho lavato, ci ho messo pellicola intorno, il bepantenol. E niente, è così. Giro tutto intorno alla caviglia. L'adoro. Questo è il mio tatuaggio, spero che a voi piaccia tanto quanto piace a me, perché io lo adoro. Ringrazio ancora una volta Alex che ha avuto la pazienza di tatuarlo, disegnarlo e tatuarlo, perché è stato fatto per metà con stencil, per metà è stato disegnato a mano. E niente, grazie per aver guardato questo vlog, fatemi sapere tutto nei commenti qui sotto e noi ci vediamo al prossimo.